sempre un mistero la scomparsa di Sara. Si seguono molte piste. Ad un amico via chat la quindicenne aveva detto: scappo di casa per qualche giorno. Si brancola nel buio ad Avetrana per la scomparsa di Sara Scazzi. Di lei non si hanno notizie da 2 settimane. Ogni pista è buona. Ad un amico conosciuto su internet, la quindicenne aveva detto: scappo di casa per qualche giorno. Il servizio di Monica Arcadio. Proseguono le ricerche della quindicenne di Avetrana Sara Scazzi, proseguono anche le indagini che però sembrano un punto morto. Riascoltati gli amici, seguiamo una pista, dicono gli inquirenti, ma quale? L'impressione è che si brancoli nel buio e che non ci sia un reale coordinamento tra tutte le forze dell'ordine. L'impressione è che gli ultimi giorni siano stati più una vetrina per consentire a mass media di realizzare immagini e fotografie. E le notizie dove sono? Ma soprattutto ci sono? Si indaga per sequestro di persona, ma non si tralascia la pista dell'allontanamento volontario. Si scava tra amicizie, conoscenze, profili Facebook, anche nella sfera familiare. Eppure gli investigatori sembrano non avere un elemento, un indizio utile che davvero possa consentire di dire: questa è la pista giusta. Si nascondono dietro l'assoluto riserbo e quando questo non c'è, il più delle volte viene tracciato solo una sorta di bollettino quotidiano delle ricerche, tutte con esito negativo. Intanto nelle ultime ore è stato ascoltato Antonio, pasticcere di 30 anni di Mottola, che aveva conosciuto Sara ma non l'ha mai incontrata tramite chat privata. A lui una quarantina di giorni fa avrebbe raccontato che aveva bisogno di affetto, si sentiva incompresa da tutti, avrebbe voluto attirare su di sé l'attenzione, lo aveva fatto fuggendo da casa per qualche giorno. E quello che mi voleva dire di preciso era che non stava bene. E poi a un certo punto ti ha detto che voleva andare via. Sì, poi scherzando, una volta che abbiamo preso una certa confidenza, diciamo così, lei ha iniziato a dire: guarda, quasi scompaio, così do una lezione a tutti quelli che mi conoscono e gli faccio vedere chi sono, vorrei avere un po' di attenzioni, visto che adesso bisogna fare così, bisogna scomparire per poter attirare un po' di gente a mio favore. Tutto scomparire qua. Ma ti ha mai detto per esempio se voleva andare in un posto particolare, no, o aveva qualche appoggio? No, questo no, cioè io non l'ho presa nemmeno seriamente all'epoca, perché ho detto: ah, vabbè, vuoi scomparire? Va bene, detto, che strano, cioè pensavo che fossero fantasie, non mi ha mai detto né dove voleva andare, cosa voleva fare, voleva soltanto evadere. A Monteburno. Sono novità sulla scomparsa di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana, di cui sono perse le tracce dal 26 agosto scorso. Le ricerche continuano, nelle ultime ore sono spuntate anche diverse testimonianze, tutte da verificare. Per ora c'è un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti. Salvatore Catapano. Al momento si esclude solo l'ipotesi del sequestro di persona a scopo estorsivo. Tutte le altre piste, da quella del rapimento a sfondo sessuale a quella dell'allontanamento volontario, per gli investigatori restano valide e si opera incessantemente per giungere ad una soluzione che renda finalmente chiara la vicenda della scomparsa di Sara ad Avetrana. Anche oggi sono stati ascoltati dai carabinieri alcuni amici della ragazza quindicenne di Avetrana scomparsa il 26 agosto scorso. Segnalazioni, testimonianze si moltiplicano, ma nulla che consenta di capire dove sia finita Sara, quasi 2 settimane dalla scomparsa. Le segnalazioni giungono anche dal nord Italia, in gran parte riferite a ragazze dall'aspetto fisico molto simile a quello della quindicenne scomparsa da Avetrana 13 giorni fa. Le ricerche proseguono senza sosta, carabinieri, guardie forestali, volontari hanno perlustrato le campagne, le masserie, i casolari, i pozzi all'interno di un'area caratterizzata da una fitta vegetazione fra Avetrana e i centri limitrofi. Tra le testimonianze raccolte quella di un pasticcere trentenne di Mottola, sempre in provincia di Taranto, che riferisce di aver chattato con Sara prima del 26 agosto. La ragazza gli avrebbe confidato di voler fuggire, messaggio molto simile nei contenuti ad altri che Sara avrebbe inviato prima di sparire. Per domani sera intanto l'amministrazione comunale ha organizzato una fiaccolata silenziosa per sensibilizzare gli abitanti ad una maggiore collaborazione. Il giallo di Avetrana, si cerca Sara a 13 giorni dalla scomparsa. Stasera una fiaccolata in suo onore. 3 ore a confronto coi carabinieri specialisti nella soluzione di casi come quello di Sara. Ieri pomeriggio alla cugina di Sara, Sabrina, è toccato ripercorrere tutte le tappe degli ultimi giorni trascorsi insieme alla ragazza scomparsa, tracciarne il profilo, indicarne vizi e difetti, amici e nemici, speranze e delusioni. Gli inquirenti stanno cercando di capire Sara, chi è, cosa pensa, cosa fa, per arrivare a trovare una pista che porti a lei, ormai cercata inutilmente da 13 giorni. La procura non ha dubbi, conferma nuovamente l'ipotesi di reato su cui sta lavorando, sequestro di persona.
Sara potrebbe essere finita nella rete tesa lei da qualcuno, potrebbe essere rimasta coinvolta in un gioco pericoloso, potrebbe averci rimesso la vita per questo. Sotto stretta osservazione, perciò, anche tutti i suoi contatti con la rete, che si arricchiscono di particolari giorno dopo giorno. Ieri, ad esempio, è stato interrogato anche un giovane di Mottola. Si è presentato spontaneamente dopo essersi ricordato di aver chattato con Sara qualche giorno prima della sua scomparsa. Scherzando, una volta che abbiamo preso una certa confidenza, diciamo così, lei ha iniziato a dire: guarda, quasi scompaio, così do una lezione a tutti quelli che mi conoscono e gli faccio vedere chi sono, vorrei avere un po' di attenzioni. E quello che mi voleva dire di preciso era che non stava bene. Oggi intanto da Vetrana è il giorno della fiaccolata. Alle 20 tutti gli amici, i parenti, i conoscenti di Sara si raduneranno in piazza e con il gonfalone del comune ripercorreranno con le fiaccole accese il percorso fatto da Sara prima di scomparire nel nulla. In apertura il caso Sara, mentre proseguono le ricerche della quindicenne scomparsa, sempre più nel nulla, oggi fiaccolata da Vetrana, si mobilita l'intera comunità, intanto sequestrato il computer di un amico virtuale della giovane. Allora, sotto sequestro il computer del pasticcere 31enne di Mottola che aveva avuto recentemente contatti virtuali con Sara, chat che ti passa e Facebook, questi due mondi virtuali dove si erano incontrati, e naturalmente non è iscritto nel registro degli indagati, ma si sta cercando di verificare quello che si può capire attraverso questa comunicazione verbale che è avvenuta anche con l'utilizzo della webcam. E poi i carabinieri stanno cercando di capire quale computer ha usato Sara e quindi saranno convocate le amiche, in particolare anche Francesca e la cugina di Sara di San Pancrazio. Le conversazioni con il pasticcere 31enne sono nate con l'interesse comune nei confronti della cucina. Però c'è un'altra novità. La famiglia...